Coprifuoco per i migranti, parliamo proprio di questo questa sera nella puntata della Pancia e non solo. Monta infatti la protesta per le nuove disposizioni disposte da alcune circolari della Prefettura di Firenze che impongono un rientro nel centro di accoglienza straordinario, il CAS, entro le 20 della sera e la non uscita entro le 8 del mattino. Qualcuno l'ha chiamato coprifuoco, altri ritengono che sia un modo efficace per controllare anche il flusso dei migranti, non il flusso ma la presenza dei migranti sul nostro territorio. Ne parliamo questa sera con Ugo Caffaz, antropologo, con Paolo Gandola, che è consigliere di Forza Italia al comune di Campi Bisenzio. Ne parliamo anche con Di Endiaie, che è l'assessore all'istruzione del comune di Scandicci, e con Andrea Barabotti, che è responsabile organizzativo della Lega Toscana. Matteo Pelli, le persone a casa come possono contattarci? Buonasera Patrizia, per interagire con il dibattito in studio potete scriverci tramite Twitter con l'hashtag LaPancia oppure tramite Facebook nell'account ufficiale di RTV38 e tramite WhatsApp al 331 4303 200. Un altro ospite, andiamo subito a Firenze da Andrea Calcinai, buonasera a voi. Buonasera Patrizia, siamo dalla sede Oxfam di Firenze con Alessandro Becchini di Oxfam Italia. Con lui parleremo sicuramente dell'esperienza nel territorio dell'area metropolitana fiorentina di Oxfam nei CAS, centri per l'accoglienza straordinaria, e poi parleremo anche di cosa potrebbe comportare questo che è stato definito non solo dalla nostra trasmissione come coprifuoco. Ne parleremo tra poco, a voi la linea per il momento Patrizia. Invece nella seconda parte della trasmissione ci sarà l'incontro della Toscana 5 Stelle di Giacomo Giannarelli, che sarà in studio insieme al direttore della nostra testata Nicola Vasai, e poi sarà il momento dell'inchiesta. Vi invito proprio a non perdervela questa sera, perché Matteo Calici parlerà di un fenomeno sempre più diffuso nelle periferie delle grandi città, e Firenze non fa eccezione. Parliamo di sesso, del car sex, car parking e sex. Vediamo un'anticipazione di questa inchiesta. Nel mondo nascosto della notte c'è anche spazio per il car sex, una delle pratiche più assurde ma più diffuse nel mondo della perversione sessuale. Il car sex è un gioco fatto di segnali, abbaglianti, quattro frecce accese, decorazioni un po' strane negli specchietti delle auto. E le macchine diventano delle vere e proprie alcove per incontri veloci, sporchi e occasionali. Esibizionisti, guardoni, bisex, trans, coppie, singoli. Così siamo andati a vedere che cosa succede tra le strade di Firenze. E quello che succede ogni notte nel parcheggio della motorizzazione di Firenze è proprio un mondo a parte. Appena giriamo per andare verso la motorizzazione, le luci calano improvvisamente e si vedono soltanto i fari delle auto. Il parcheggio è molto grande, il viavai di macchine è continuo, tutti sono alla ricerca di un incontro veloce. Il car sex è fatto di giochi di luci, abbaglianti e quattro frecce accese per lanciare messaggi inequivocabili. Beh, un po' troppi, no? Cioè, noi la prima sera si viene, siamo, cioè, per capire, avevamo letto su dei siti che c'era un giro di questo tipo. Per i fatti, tipo la tranvia, ora. Scusami, se ti va a giocare, comunque io non sto riposti tantissimo. Vabbè, noi siamo qua a giro. Ci fermiamo in un angolo un po' più appartato. Dopo poco qualcuno si avvicina. Ma vi conoscete anche tra di voi? Sì, qualcuno. Ora io sono fermato per caso. Ma te vieni qui spesso? Ma diciamo sì, abbastanza sì. No, io sono. No, sono da me medesimo, perché diciamo, sono un po'. Ah, nessuno delle due, né sposato né fidanzato. Né sposato né fidanzato, infine. Questo dunque è un assaggio, solo un assaggio dell'inchiesta che vedrete nel corso della puntata. Adesso linea alla regia, sigla e poi cominciamo. Che devo dire? Il prete fa il prete, ovvero sia l'accoglienza. Il problema è a monte, che esiste, non far arrivare i migranti. Ma una volta che sono qui, insomma, possono essere trattati da bestie. E quindi il prete fa il mestiere di prete, fa l'accoglienza. Casomai sta alle istituzioni civili trovare
contromisure per limitare o regolare l'arrivo dei migranti. Dare la colpa al prete perché fa il prete mi sembra stupido. Ma la penso che a me non mi danno noia, vengano qui, sono tranquilli e tutto, quindi per me, francamente, tutti qui, una quarantina, 50 persone tutti qui, insomma la gente le sento mormora, però a me non mi danno noia. Non mi danno noia. Che ne pensa del sistema d'accoglienza anche del parroco? Sì, forse sono un po' troppi. Questi ragazzi sono come tutti, sono come nostri, però la sera quando si esce si trova tra di loro, i nostri rimangono a casa o non ci sono più o rimangono a casa, capito? Però io non c'ho niente contro di loro, anzi, ma il fatto è che sono venuti qui alla chiesa e penso che siano troppi quelli che ci sono, ecco. Preferisco non esprimermi. Perché? Perché questo comportamento non ha, secondo me, è una cosa vergognosa. Quale comportamento? Il comportamento di tutti i parrocchiani, i residenti che osteggiano quest'opera, secondo me, meritoria che fa il Don Biancalani. Penso sia l'unico parroco, o almeno così sembra. Abbiamo cominciato facendo sentire la pancia degli abitanti di Vicofaro, questa frazione di Pistoia di cui si parla da tempo, dall'anno scorso, perché c'è un parroco, Don Massimo Biancalani, che ha avuto delle iniziative che hanno fatto scalpore nel bene e nel male. E la scorsa settimana c'è stato un blitz interforze. Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ASL, Ispettorato del Lavoro, per controllare che i locali fossero stati messi a norma, come già era stato chiesto nella struttura che ospita una sessantina di migranti. Ebbene, erano di più coloro delle forze dell'ordine a controllare degli ospiti, non hanno trovato niente, però la cosa insomma ha fatto arrabbiare molto. Perché abbiamo cominciato con questo? Perché parliamo di due circolari distinte della prefettura di Firenze, che dal primo di novembre prevede una normativa diversa, un po' più restringente rispetto al passato, sull'ingresso e l'uscita dai CAS, i centri di accoglienza straordinari che siamo abituati a vedere nel nostro territorio. C'è chi parla di apartheid e c'è chi parla invece di un giusto strumento per controllare quello che succede. Io comincio subito da Ugo Caffaz, antropologo. Tra queste due, apartheid e... Io l'ho chiamata per invitarla alla trasmissione, le ho chiesto che ne pensa di questi orari e lei mi ha detto 80 anni fa. Anzi, bisogna andare al 1500 perché, come è noto, l'Italia ebbe l'apertura, cioè la chiusura dei ghetti. Gli ebrei venivano rinchiusi in, potremmo dire oggi, in queste sedi e dalla mattina... veniva aperto la mattina e chiuso la sera, addirittura poi questa guardiania erano costretti a pagarla loro, gli ebrei, e questo è durato fino al 1870, perché l'ultimo ghetto in Italia fu quello papalino fino al 1870. Bisogna ricordarsi, fra l'altro, che chi era nato in quel ghetto fece in tempo anche a essere deportato nei campi di sterminio. C'era un problema di sicurezza e di ordine pubblico? Qual era la motivazione? La motivazione era semplicemente che bisognava avere un, come si dice ancora oggi, un capro espiatorio di cui il regime di allora salvava i non ebrei. Quindi questo è stato, ripeto, per tanti anni. Poi ci sono stati nuovi ghetti, quelli ancora peggio, sono i ghetti dell'Europa nazista e fascista, dove da lì si usciva soltanto per andare nei campi di sterminio. Questa cosa qui dovrebbe far pensare, ahimè, perché è vero che non si possono fare paragoni, però la storia si ripete in maniera traumatica e terribile. Dico solo un'altra cosa, che quando si parlava di intervento carabinieri, polizia, eccetera, eccetera, quello si chiama controllo secondario, cioè viene a punire una situazione. Il controllo primario, se c'è il controllo secondario, vuol dire che il controllo primario, cioè l'educazione e il dialogo, hanno fallito.
Paravotti, voi invece avete applaudito all'iniziativa della prefetta, del prefetto di Firenze, chiedo scusa, Laura Lega, che già aveva, sì, qualcuno ha fatto le battute, appunto, naturalmente, è inevitabile, che già aveva avuto, aveva fatto provvedimenti del genere a Treviso, dove prima lavorava. Che cosa ne pensate voi? Volete spiegare perché non è... Allora, non c'è da paragonarlo al coprifuoco dei ghetti? Io credo che i telespettatori a casa siano dotati di senno sufficiente a capire che la condizione degli ebrei nei ghetti e le successive deportazioni sono situazioni assolutamente differenti da quelle che riguardano i migranti che arrivano in Italia, che sono, arrivano spesso clandestinamente in Italia e che chiedono al nostro paese un rifugio, hanno una domanda in corso. Non sono in vacanza, come ha detto Matteo Salvini. E no, è il percorso, c'è un percorso burocratico, amministrativo, per verificare se hanno o meno i requisiti per stare nel nostro paese. E all'interno di questo percorso le istituzioni italiane, a tutela dei cittadini italiani, devono ovviamente controllare quando queste persone entrano nella struttura, quando escono, cosa fanno possibilmente quando sono fuori da questa struttura. Ora, appunto perché non sono in vacanza, il prefetto Lega, che è una donna che ho avuto la fortuna di conoscere e che ho apprezzato per la determinazione... E che a noi, per correttezza, abbiamo invitato a parlare, a spiegare, ma purtroppo non ci ha concesso intervista... Non ha fatto altro che applicare una legge, una normativa... che è partito, il cui iter è partito sotto il governo Renzi nel 2015 e che è diventata, diciamo così, approvata definitivamente dal Parlamento nel 2017. Non capisco perché oggi, nell'applicare quella legge, un prefetto che si rende conto di un problema e cerca di arginare una situazione che è fuori controllo, debba essere paragonata a quei generali fascisti o nazisti che deportavano gli ebrei nei campi di concentramento. Questo lo trovo veramente assurdo. Nel 1500 non erano fascisti. Non erano loro. Comunque noi non l'abbiamo paragonato. Ha parlato poi di deportazioni e no, di no, quello dopo, nazista. Quello dopo. 1500 era un'altra cosa. Ghetto di Venezia, ghetto di Firenze, ghetto di Roma. Non Livorno, Livorno non ha mai avuto il ghetto. Allora, l'assessore del comune, dell'istruzione del comune di Scandicci, che fa parte del Partito Democratico, dovrebbe anche rispondere a questa cosa. Cioè, è stato anche Renzi, anche il governo precedente, a introdurre la possibilità anche di limitare la libertà degli richiedenti asilo, perché si sta parlando di persone che stanno richiedendo una protezione internazionale. Ma io penso che, avendo sentito anche quelli che ha detto l'antropologo, che ha ben ricordato quello che era successo anche nel passato, si sta riproponendo la stessa cosa quasi, perché questi ragazzi che sono nei centri, come abbiamo visto, sono quelli che hanno fatto un lavoro, un viaggio lungo, hanno attraversato il Mediterraneo pensando di... alcuni sono scappati dalle guerre, alcuni sono scappati da vari motivi anche climatici e non solo, quindi hanno conosciuto che cos'è la sofferenza, quindi sono arrivati, c'è stato un percorso che è stato iniziato qui in Toscana, perché bisogna ricordare sempre che l'accoglienza e il modello toscano viene raccontato anche fuori, quindi c'è un percorso che è stato fatto con questi ragazzi, quindi nel luogo anche dove si trovano questi ragazzi c'è anche una struttura che si era organizzato in base anche alla programmazione fatta con i ragazzi, quindi ritrovarsi a dover rimettere tutto in questione, chiudere i ragazzi dalle 8 di sera fino alle 8 di mattina, io penso che se non lo chiamiamo apartheid, comunque è andare a lodere i diritti anche delle persone, perché ora come mai lo fanno soltanto con questi ragazzi che vengono tutti dall'Africa subsahariana, perché la maggior parte di questi ragazzi stanno venendo dall'Africa, l'Africa nera, ma poi, da noi è il colore della pelle, poi non c'è che solo l'orario, voglio ricordare ai telespettatori che le circolari di cui si sta parlando sono due, poi si parla anche di una terza, cercheremo anche di capire questo giallo di una terza riguardo al possesso di biciclette da parte dei migranti. Ma tornando alle due ufficiali disposizioni contenute in queste circolari, si parla anche di controllare tutto ciò che arriva per posta ai migranti, proprio per evitare insomma, che alcuni possano fare delle spese. Sì, sì. Che, quindi qualcuno ha detto che devono essere pezzenti, l'ha detto Don Massimo Biancalani, devono essere per forza dei poveracci, lui ha usato questo termine.
Qual è il vostro punto di vista? Anche voi siete ovviamente favorevoli a questa... Assolutamente sì, ma perché francamente trovo aberrante l'accostamento, il voler accostare a tutti i costi una situazione come quella che è stata descritta bene dal vostro servizio e anche da chi mi ha preceduto, e al ghetto. Non si tratta di ghettizzare, si tratta innanzitutto, sono nati questi centri. Poi possiamo discutere sulla bontà, sul fatto se questi centri sono adeguati strutturalmente e fisicamente per accogliere persone. E talvolta il problema principale è proprio questo. Ma nel momento in cui questi centri, che sono appunto dei centri di accoglienza speciale e che hanno ovviamente delle regole, perché non si tratta solamente del fatto di capire che queste persone che vengono e ancora giustamente sono richiedenti asilo, quindi ancora non è definito se abbiano o meno il diritto a rimanere, a permanere sul nostro territorio fino a quando. Nel momento in cui sono richiedenti asilo devono sottostare a delle regole. Mi sembrano delle regole di buon senso quelle di mantenere delle regole. E quelle sui tempi mi sembra evidente. Allora andiamo subito a sentire chi con i migranti e con i centri di accoglienza lavora tutti i giorni. Andrea, a te e al tuo ospite. Grazie Patrizia, di nuovo con Alessandro Becchini di Oxfam Italia. Per quanto riguarda Oxfam, nell'area metropolitana fiorentina sono, se non sbaglio, 5 i CAS che gestite per circa 30, sì. 30 ragazzi. Ecco, coinvolgendo, tornando anzi nel dibattito affrontato in studio, c'è chi parla o evoca una ghettizzazione, c'è anche chi dice invece servono delle regole perché prima la situazione non veniva gestita o perlomeno non c'erano gli strumenti necessari per gestirla. Lei da che parte sta? Ma intanto ci terrei a sottolineare che le persone che sono dentro i centri di accoglienza straordinaria hanno un regolare permesso in quanto richiedenti asilo. Infatti. Quindi non è che sono, diciamo, delle persone che non hanno in qualche modo diritto a stare in accoglienza e ad avere, come dire, il diritto che la loro posizione sia verificata attraverso le procedure. Noi sì, diciamo, la nostra posizione è abbastanza semplice. Noi abbiamo comunicato e comunicheremo ai ragazzi le nuove regole della circolare della prefettura. Dopodiché è chiaro che quello che, come dire, noi possiamo fare è rendere consapevoli i ragazzi rispetto alle regole, i nostri ospiti rispetto alle regole. È altrettanto chiaro che non può essere richiesto a Oxfam, ma al terzo settore in generale, che gestisce i centri di accoglienza straordinaria, di sostituirsi alle forze dell'ordine. Cioè noi non chiuderemo mai nessuno, diciamo, in un appartamento a chiave per non farlo uscire dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Primo perché non abbiamo l'autorità e poi perché pensiamo che, come dire, sia profondamente sbagliato pensare che ciò che è garantito a cittadini che hanno un regolare permesso per stare in questo paese non possa essere garantito a chi ha altrettanto un regolare permesso che deve essere analizzato come richiedente asilo. Quindi da questo punto di vista, diciamo, la nostra posizione è molto semplice. Ma quante sono queste circolari? 2, 3? Esattamente quanti sono i provvedimenti che potrebbero entrare in vigore il prossimo 1 novembre? Ma noi siamo a conoscenza di 2 in questo momento. Quello degli orari, diciamo, in cui noi dovremo verificare la presenza. Quindi non dobbiamo né in qualche modo, come dire, essere noi a obbligare i ragazzi a essere in struttura o comunque fare un'attività di polizia. E questo faremo, verificheremo le presenze e rendiamo informati i ragazzi per scegliere. E poi c'è quella che riguarda il controllo dei plichi che arrivano all'interno delle strutture che i ragazzi possono... Ma questo è un controllo che già facevate, ovviamente, in qualche modo? Certo, certo. Assolutamente. Come? Non so. Questo è un controllo che già facevate? No. Vi creerà dei problemi? Diciamo, quali sono i problemi concreti che queste circolari... Beh, insomma, i problemi sono, voglio dire, noi abbiamo una norma in Costituzione che prevede la segretezza della corrispondenza, diciamo, tra le altre cose. Quindi, diciamo, non è così scontato che noi possiamo, come dire, arrogarsi il diritto di andare a verificare quello che arriva, diciamo, per posta ai ragazzi, dando, diciamo, qui il problema è che noi stiamo invertendo l'ordine della prova. Cioè noi stiamo, come dire, loro devono dimostrare di essere in qualche modo innocenti, no? Rispetto ad un rischio potenziale. Invece, diciamo, l'onere della prova è esattamente l'opposto. Ecco, ma, in parole povere, se sì, arrivasse una lettera indirizzata a un ospite del caso, voi siete tenuti ad aprirla. No. Noi siamo tenuti ad essere presenti durante l'apertura. Che è diverso. Ecco. A voi.
Allora, Barabotti, poi veloci, allora, mi raccomando. Innanzitutto devo correggere l'assessore e chiarire un punto per chi ci guarda da casa, perché non è vero che sono rinchiusi dopo le 20. Se ci sono delle attività programmate o se ci sono degli impegni, che siano essi lavorativi o di formativi o altro, con giustificato motivo, oltre le 20 loro possono uscire per andare a svolgere questo genere di attività. Quindi la programmazione delle attività non è assolutamente compatibile. Anche perché spesso i corsi di italiano, tutto quello che insomma, esatto, si fa anche dopo cena. Perché questo, esatto, perché non è il messaggio che sta passando questo, fuori. Chiariamo, però lei fuori, me lo dovrebbe insegnare. No, ma sta uscendo siamo fuori che dalle 20 fino alle 8 di mattina questo, non possono uscire. Noi siamo qui per informare. Quindi, a casa, e a casa diciamo, allora, chiariamo che questo. Non esiste coprifuoco, non esiste apartheid, perché dopo le 20, per un giustificato motivo, gli ospiti della struttura possono uscire per fare le attività che devono. Prima cosa. Però, seconda cosa, per quanto riguarda il controllo della posta, se un cittadino qualsiasi decide di iscrivere in consiglio regionale a un consigliere, la missiva arriva a un ufficio protocollo che la vaglia e la assegna a chi di competenza. Noi abbiamo verificato. Cioè, mamma burocrazia, noi, anche noi abbiamo. Noi, si va del contenuto e arriva ai consiglieri. Tutti i consiglieri. Noi, le PEC sono visibili e si vede. Noi abbiamo l'evidenza che gli ospiti in questa struttura acquistavano su internet degli accessori di abbigliamento di lusso e pacchi, arrivavano nei centri di accoglienza dei pacchi che avevano un valore di oltre 221 euro. Ora voi mi dovete spiegare dove trovava Qualcuno lavora un lavoretto, l'ha trovato. Sì, qualcuno, ma i pacchi arrivano costantemente nei centri di accoglienza. Ok, insomma, cittadini di serie A o cittadini di serie B? A lei nessuno viene a chiedere. No, non sono cittadini. E poi c'è qualcuno che da casa forse vuol fare delle domande anche. Prego, Matteo. I primi messaggi, il primo riguarda una testimonianza diretta. Mi chiamo Bamou, lavoro come lavapiatti in una pizzeria di Firenze, finisco dopo le 10. Come faccio a tornare al centro? Rischio di essere espulso o lascio il lavoro? No. Allora, Gandola lo spiega, poi ce n'è un altro. Sì, è un appello l'altro. Dice anche l'appello. Il Vince scrive su Twitter: da settimane una povera donna di colore vive, dorme, mangia alla stazione Paolo Uccello della tramvia. Fate qualcosa per aiutarla. Conosco anch'io questa situazione, sono tanti mesi. Poi vediamo, Gandola, che risponde a questo nostro telespettatore? No, semplicemente che quello che diceva il collega Barabotti è vero. Cioè è scritto nella circolare che ho qui, è evidente che nel momento in cui ci sono delle attività che possono essere sia attività lavorative ma anche formative, come è stato detto, sono come dire esenti da quelli che sono gli orari predefiniti. Però è chiaro che devono essere delle cose chiaramente definite, cioè si tratta di un lavoro, si tratta di una formazione, si tratta di un'attività sportiva, perché anche di questo si tratta, anche chi fa attività sportive, quindi non mi pare che sia una situazione di ghettizzazione. E allora che o cosa serve tutto questo? Ma si tratta per domanda. Un discorso di definire chi abbiamo, un minimo di controllo. Cioè, siamo sicuri che questo non sia poi un boomerang? Qual è il boomerang? Cioè io credo che una persona di buon senso sappia che se uno non deve fare delle attività... dopo le 20, le 21, eccetera, un ragazzo che appunto viene qui come richiedente asilo e quindi è in attesa di avere espletata la sua definizione se sarà o meno avente diritto di protezione internazionale, che cosa fa a mezzanotte, alla una, nelle nostre città? Rischia di entrare in un sistema purtroppo di delinquenza. Ma scusa, ma gli americani vanno anche protetti. Dai pazienza, ma gli americani che vengono qui vengono controllati su quello che fanno, gli inglesi, ma i pakistani. Ma semplicemente la differenza sta che gli americani e gli inglesi non sono sotto protezione di uno Stato. Non sono negri, non sono di colore. Ma chi c'entra? Ma poi scusate, ma è la protezione di uno Stato. Ma i bambini, questi ghetti, io li continuo a chiamare ghetti, ci sono i bambini, e guarda caso in Italia. Caso Lodi. Caso Lodi e non solo, va bene? Perché a caso Lodi
andare a verificare. Ricordiamo, anche se ormai se ne parla da giorni, la questione dell'approfittare del servizio di una mensa, appunto, delle scuole di Lodi, solo dopo la presentazione di una serie di documentazioni che attesti in effetti l'indigenza. Documentazione che è molto difficile avere se si viene da paesi lontani e magari non democratici. Basta. Ma scusa, noi abbiamo un'evasione fiscale pari a 3 volte il deficit del paese. Non credo che si vada a verificare agli evasori se hanno un reddito sufficiente o non sufficiente per avere la mensa. Lo si fa solo all'immigrato. Ma c'è un altro caso ancora peggio, se possibile, perché lì poi i cittadini hanno dimostrato anche un buon cuore, hanno raccolto 140.000 euro. A dimostrazione che ci sono brava, tanti. Non c'è solo razzisti, sono anche gli antirazzisti o comunque le persone per bene, tranquilli. I bambini, anche questo ricordo del passato, in un altro comune, adesso mi pare sia Varese, adesso non ricordo, che se le classi sono troppo numerose, gli immigrati, i bambini, vengano cacciati da scuola. Anche questo ricorda, ahimè, a 80 anni alle leggi razziali. Ma questo i bambini non che furono espulsi dalla scuola perché non erano della razza bianca. Ciò si rende l'idea. La razza bianca è quella razza italiana, come ha detto in realtà Lombardia. Nessun bambino viene espulso dalle scuole. Voglio ricordare, non è vero che i bambini stranieri nelle non scuole di Lodi razze, non ricevono la razza umana e i bambini, ma guarda, uno vede un bambino e dice: no, te a scuola non puoi venire perché c'è troppi bianchi. Ma non scherziamo, È necessario all'interno delle scuole garantire un equilibrio tra il numero di cittadini. Ma chi lo fa? È necessario all'interno del sistema scolastico e nelle classi garantire un rispetto di proporzione tra cittadini stranieri e cittadini italiani, perché se il numero di cittadini stranieri aumenta troppo va a scadere la formazione per i bambini italiani che hanno un altro livello di linguaggio. Se sono ragazzi, in sovrannumero, allora la scuola manda una richiesta all'ufficio regionale scolastico, il quale delibera se accogliere i bambini in quella classe per oggettivi motivi o se destinarli ad altre classi. Sulla questione Lodi, episodi, quello di Lodi, anche il blitz interforze che c'è stato a Vicofaro, legittimamente portano molte persone a chiedersi: ma perché questo accanimento? Vogliamo sentire un minuto solo di Massimo Biancalani, proprio qualche ora dopo il blitz sono andata a trovarlo, sentiamo. Ma la cosa impressionante è che gli uffici gli uffici del comune, delle ASL, conoscono le cose che stiamo facendo, li stiamo informando, non capisco perché questo dispendio di forze ancora una volta per qui a Vicofaro. C'è un accanimento. Sono basito, veramente sconcertato, dispiaciuto, preoccupato. Le persone che abitano qua hanno fatto una petizione? La petizione a cui abbiamo risposto, la petizione tra l'altro non ci è stata inviata, non sappiamo chi ha firmato, nulla, l'abbiamo letta sui giornali anche noi, abbiamo invitato le persone a venire in parrocchia per discutere, ma non si è visto nessuno, che l'ho capito, si parte con l'interforze, si viene il sabato sera alle 20 a Vicofaro per... Oltretutto non è vero, perché poi ogni giorno Polizia Municipale, Carabinieri sono sempre passati per controllare. Ma siete sorvegliati speciali di Pistoia? Siamo sorvegliati speciali perché vogliamo cercare di portare umanità in questo tempo, è veramente un tempo che assume sempre più tratti di disumanità, soprattutto nei confronti dei poveri, nei confronti di questi ragazzi che non chiedono altro che un tetto. Io vorrei sentire dall'ospite collegato con Andrea dalla sede Oxfam che ne pensa anche di quello che ha detto Don Massimo Biancalani. Non c'è umanità, non c'è sufficiente umanità, questi ragazzi chiedono solo un tetto. Lei è d'accordo? Ma io penso che, diciamo, come tutti i fenomeni umani, ci siano tanti tipi di persone, anche tra chi richiede asilo, diciamo, e che quindi abbiano ognuno il suo obiettivo migratorio, che è quello di trovare un asilo in Italia, altri di andarsene in altri paesi europei. Quindi io credo che in realtà la grande scommessa che dovremmo fare è quella sull'integrazione, quella su cercare di rendere questi ragazzi cittadini che lavorano, che si sono integrati, che parlano
la nostra lingua, che possono in qualche modo anche provare a rincorrere, voglio dire, i loro sogni, le loro speranze. Sono preoccupati gli ospiti che voi avete riguardo a queste nuove disposizioni? Sono preoccupati, vi hanno detto qualche cosa? So che avete già cominciato ovviamente ad abituarli a questo nuovo orario. Beh, certo, c'è una preoccupazione generalizzata, che è quella di voglio dire, non sentirsi libero la sera di uscire a fare una passeggiata e rientrare, che qui non è che, diciamo, c'è una regola che prevede di farli rientrare a l'una di notte, ma alle 8 di sera, cioè vuol dire che, voglio dire, uno non può andare a prendere un caffè, oppure deve uscire soltanto previa autorizzazione. Per il punto è che i CAS, i centri di accoglienza sociale, non sono dei centri di detenzione. Infatti. Non sono dei centri di accoglienza, non di detenzione. Poi possiamo fare tutti i regolamenti, possiamo anche fare in modo, diciamo, che escano con autorizzazione dopo le 6 di sera o dopo il tramonto o prima dell'alba, però il punto vero è che noi stiamo ragionando non di centri di detenzione, perché noi non avremmo neanche il titolo per gestirli. Questo voglio dire, noi gestiamo dei centri di accoglienza che hanno l'obiettivo di gestire questi ragazzi durante il percorso per arrivare o meno, se avranno il diritto, allo status di rifugiato, e creare dei percorsi di integrazione. Perché siccome questi ragazzi stanno in questa situazione, in questo limbo, per anni in questo limbo, e non per causa loro, in questi anni cerchiamo di fare in modo che abbia, come dire, dare una ragione al loro essere lì, in quelle strutture. Tutto questo rallenta questo procedimento di integrazione. Secondo me sì. Scusi, ma il processo di integrazione... Grazie, torniamo in studio perché... Il processo di integrazione si fa di notte, quindi. Cioè, si fa di notte in Santa Croce, insieme agli spacciatori di Santa Croce si fa. Volevo fare una domanda, mi è consentito, al responsabile di Oxfam, perché il discorso è questo. Io sono molto d'accordo con quello che dice quando si parla di integrazione e sulla necessità di arrivare a un'integrazione vera di chi avrà diritto a rimanere nel nostro paese. Però io credo che l'integrazione la si faccia con le regole, quindi non vedo niente di scandaloso se la regola, e Barabotti tra diceva che si fa di notte l'integrazione da una legge, ti dice e dà la possibilità a uno servitore dello Stato, cioè a un prefetto, di applicare una regola. Se la legge e le regole non sono alla base della convivenza civile, come si fa a fare accoglienza e come fanno questi ragazzi a diventare cittadini se non vengono poste delle regole e a queste regole si attengono? Cioè, mi pare che sia evidente. Scusate, c'è la questione anche linguistica. Cosa si intende per integrazione? Si intende che devono diventare tutti uguali? Oppure si intende che devono rispettare le leggi, le regole, come tutti noi, certo, come tutti noi, certo, non più di noi, come tutti noi, e mantenere anche la propria cultura. Guardate, tra l'altro, una delle cose che a me fa più paura... Si sta portando alla cancellazione. Brava, sì. Si sta portando alla cancellazione. Quindi è la disintegrazione. Ma una cosa che mi fa paura a me è che facendo questo tipo di attività, cioè queste regole, si autorizza, anzi si diffonde sempre di più un sentimento negativo nei confronti degli immigrati, che poi sono quelle cose che portano, cioè è il noi e il loro. Guardi, tranquillizzo, scusa, tranquillizzo, perché è il non rispetto delle regole da parte di chi arriva in Italia che ha generato questo sentimento, questo conflitto, non è il rispetto delle regole. Una cultura diffusa che... Perché la cultura è fatta di valori condivisi, non sempre i valori sono positivi, sono valori condivisi. Questo autorizza, anzi incentiva, quelle cose terribili che abbiamo letto sui treni, sugli aerei. Io con lei non ci sto perché lei è un negro, è una religione diversa. Questo è il frutto, è il frutto, forse è la causa e l'effetto di questa situazione. Forse fa anche notizia per questo. Io volevo dire, bisogna ringraziare il referente di Oxfam, ci sta dando un quadro proprio della situazione com'è, dove... Sentendolo parlare, non si vede dove c'è tutta questa pericolosità di cui si sta parlando. Lui ci dice che i ragazzi che sono tutti in questi centri ci hanno un permesso di soggiorno, quindi vuol dire che non sono irregolari, perché uno che ha il permesso di soggiorno vuol dire che è stato registrato alla questura. Soggiorno per l'accesso diritto. No, ma uno vuol dire che non sono irregolari, vuol dire che sono stati registrati. Sono stati registrati alla questura. Uno. Secondo, loro stanno facendo tutto un percorso con i ragazzi, stabilito già. Prima bisogna stabilire anche questo percorso di fiducia, di tranquillizzare questi ragazzi che hanno lasciato i paesi d'origine, che sono arrivati qui, sono stati inseriti in un percorso. Aiutiamoli. E che non sono arrivati forse in crociera, poi sono andati in vacanza. Perché in Italia. Per arrivare in crociera bisogna passare. Che ce l'hanno raccontate di tutte. Avere come si dice, il visto. Il visto non lo danno, quindi non ce l'hanno. Quindi anche loro dicono, anche il personale, hanno pensato al personale di queste strutture. Non sono in centro di detenzione, sono un centro di accoglienza.
accoglienza per questi ragazzi. Quindi parliamo anche di questa cosa, ma che cosa stiamo andando a inventare? Ci sono così dei problemi che li impedisce alla gente veramente di dormire, che la notte se vedono questi ragazzi turbano la quieta. No, c'è qualcosa che non torna. Allora perché no, si accostano a episodi che ci sono anche, di microcriminalità, ci mancherebbe, ci sono, Barabotti allora voleva parlare. Allora lavoriamo per risolvere questi problemi, cerchiamo di lavorare insieme a coloro che gestiscono i centri per vedere dove possiamo interagire. È successo più di una volta che anche nei centri sono state trovate stupefacenti, certo, persone che spacciavano. Lavoriamo, insomma, non su è quello. Bisogna dire tutto. Rabotti. Allora, non è una questione di percezione, è una questione di realtà. Allora, nelle carceri toscane, la popolazione carceraria toscana è composta per metà da cittadini stranieri, quando i cittadini stranieri rappresentano in realtà un decimo della popolazione della nostra Toscana. Quindi vuol dire che la propensione alla delinquenza da parte dei cittadini stranieri è 7-8 volte maggiore rispetto a quella di un cittadino italiano. Questo sì che crea la percezione negativa da parte della cittadinanza, è una percezione suffragata da dati. Ora, per questo aspetto, quindi, sì. Io mi domandavo prima al professor Kafaz, chiedevo, ma l'integrazione, quel processo di integrazione di cui parla anche il responsabile di Oxfam, si fa nelle ore diurne o bisogna farlo dalle 8 in poi, magari di notte, insieme sempre, agli spacciatori in piazza Santa Croce? Allora, tanto, perché il rischio è quello lì. Il rischio è che questi ragazzi, arrivati dall'altro capo del mondo, okay, si ritrovino con loro compaesani in piazza Santa Croce o nelle vie purtroppo talmente degradate di Firenze, degradate come sono di Firenze, che poi si trovino a socializzare lì piuttosto che nei luoghi addetti alla socializzazione. E si rischia che entrino all'interno di circuiti che vanno a finanziare la criminalità organizzata, che ricordiamo, secondo il rapporto presentato proprio ieri e oggi in ieri in Consiglio regionale, è un rapporto che marca una forte presenza di criminalità organizzata in Toscana, dove le cosche mafiose italiane allacciano rapporti con la criminalità straniera. Sì, straniera, ma sempre di colore, sempre dall'Africa. Lo sapete che la maggior parte degli immigrati, vedete, sono dell'est Europa? E loro non sono nei centri d'accoglienza. Probabilmente, appunto, alcuni di loro, mica tutti ovviamente, fanno parte di quella delinquenza. Però nei centri d'accoglienza, chiusi dalle 8 della mattina, cioè si aprono alle 8 della mattina e si chiudono la sera, non ci sono né rumeni, né bulgari, né russi. Ci sono soltanto gli immigrati cosiddetti clandestini dell'Africa o simili. Il pubblico ci sta rivolgendo delle domande. Matteo. Facebook, Giuseppe pone una domanda. Chi evade la circolare e i controlli, che fine fa? E la parola fine scritta tra virgolette. Ce lo dica. Vuole rispondere? Il prefetto. Il prefetto ha evidenziato quelle che sono le regole derivanti da una norma. La norma, che norma? Sono state chieste poi dalle forze politiche, tra cui anche la Lega, Forza Italia, che queste regole siano assolutamente seguite, pena, bisognerà trovare delle pene, delle sanzioni per chi non le fa rispettare. Poi giustamente per chi non le fa rispettare, non per chi non le rispetta, allora. Certo, ma io quindi comprendo perfettamente. Quindi i centri di accoglienza diventano... No, io capisco perfettamente il problema del direttore di Oxfam che dice noi non siamo dei centri di detenzione, quindi in qualche maniera non ci possiamo accollare questo tipo di controllo. Però il controllo deve essere fatto e devono essere segnalate le situazioni di anomalia. Poi sarà la prefettura a definire quali sono le strategie successive. Ma questi controlli c'è anche se vengono fatti studiare questi ragazzi, formazione professionale? Esattamente no, per quale ragione? Perché stiamo parlando di CAS, io vorrei chiedere eventualmente se nei CAS si fa integrazione, perché nei CAS 99 su 100 non si può fare integrazione, no. Allora, si fa magari negli facciamo STAR. Facciamo rispondere il direttore di Oxfam Italia. Allora, si fa e come integrazione nei CAS? Il punto è che il vero controllo che non c'è è quello su chi gestisce i CAS. Cioè il vero, diciamo, controllo dal quale tutti stanno rifuggendo, noi lo chiediamo da anni, che ci sia un albo dei soggetti che gestiscono i CAS, perché oggi i CAS sono gestiti da
la qualunque, ora meno perché diciamo i numeri sono molto ridotti, però in generale noi chiediamo da anni che ci sia un controllo da parte del Ministero, delle prefetture, quando c'erano i famosi bandi delle prefetture a cui partecipava chiunque, noi abbiamo sempre chiesto che ci sia un controllo stringente sulle attività legate ai CAS, e nei CAS, almeno in quelli gestiti da Oxfam, ma anche in quelli di molti altri colleghi e associazioni e cooperative qui del territorio fiorentino, si fanno e come percorsi di integrazione, si fanno i corsi di lingua, i corsi di formazione, i corsi di educazione civica. Ecco, una domanda, noi l'ultima siamo domanda i primi perché ad avere interesse che si fa. Devo tornare in studio per le conclusioni. Volevo domandare, ma la riduzione di questi famosi 35 euro che è prevista a 19, se non sbaglio, come anche detto dalla sindaca di Cascina, che fa parte dello staff del ministro dell'Interno, ma come anche Barabotti sa, si vuole ridurre questo quantum da 35 a 19 euro, denaro che come si sa non va direttamente ai migranti, ma che va appunto ai centri di accoglienza. Lei è preoccupato anche per questa riduzione di risorse? Beh, certo, se stiamo parlando di fare attività di integrazione e fare attività ulteriore rispetto, voglio dire, al vitto e all'alloggio, certo sono preoccupato, molto. Cosa verrà non è a che meno? Questi soldi quale vanno, sarà diciamo, la prima voce da cancellare? Beh, di sicuro i percorsi di integrazione, perché con 19 euro al giorno, no, diciamo, si riesce a fare la gestione, diciamo, si prendono le strutture in affitto, diamo ai ragazzi l'alloggio, il vitto, quello, i vestiti, sì, eccetera, sì. E poi il resto non so che cosa riusciremo a fare. Intanto questa norma, diciamo, ancora non c'è. Quindi prima aspettiamo di vedere, di leggerla e poi ci porremo. Comunque è stata anche. Insomma, grazie Patrizia a voi. Grazie a voi. Vi ringrazio soprattutto per insomma, anche la competenza che ha dimostrato. Arrivederci e alla prossima volta. Barabotti, cosa risponde al direttore di Oxfam Italia? Cioè si cancellerà proprio quello che si doveva fare, no, cioè un lavoro di integrazione. Io le dico che la prima cosa che dovremmo tagliare sono gli stipendi di chi opera in questi centri, gli stipendi di chi gestisce questi centri. Quindi anche del signore? Sono anche del perché signore via, e di tutti perché quelli che coloro fino a oggi sull'accoglienza ci hanno lucrato. Ma dove stiamo ma andando? Non tutti, ma dove stiamo andando? L'Oxfam è una delle associazioni più migliori dove che ci sia. Dove stiamo andando? Abbiamo ONG. Bisogno di coloro che ci aiutano a risolvere i problemi, dove si cerca di non solo di dare degli strumenti ma di accompagnare questa accoglienza, quindi vuol dire che l'accoglienza non si fa più. Posso ricordare anche, allora, abbiamo parlato di Vico Faro, abbiamo parlato delle circolari della prefettura, abbiamo parlato anche di una terza circolare della prefettura che però non è stato dato di confermare la presenza di questa cosa, cioè controllare se i migranti dei centri, dei CAS hanno delle biciclette. Questo mi fa tornare in mente un piccolo scivolone della Lega, probabile, almeno così è stato definito, della segretaria provinciale della Lega di Prato, Patrizia Ovattoni, che ha contestato l'idea del sindaco di allargare e di ampliare la rete ciclabile con 600.000 euro, perché ha detto tanto così si fa solo un favore ai migranti. Poi si è scusata, naturalmente, l'abbiamo detto. Ecco, è stato uno scivolone o voleva dire altro? La contestazione che la Lega muoveva a quel progetto era una contestazione di tipo pratico e riguardava la vita dei cittadini pratesi. Quella strada su cui si andava a intervenire realizzando delle piste ciclabili era una strada che serve come alternativa ad altre strade che durante il giorno sono intasate. Andando a restringere quella carreggiata si sarebbe procurato un danno a chi ogni giorno, pratese o meno. E perché metterla subito sui migranti? Cioè, se era per questo andare il motivo. Lavorare. No, in realtà, andare in bicicletta, secondo me. Non sono abituato ad andare in bicicletta. In realtà, soltanto l'ultima parte, in modo provocatorio, forse probabilmente sbagliando, diceva che questa opera era utile non ai pratesi, ma evidentemente soltanto ai migranti. Questa è una provocazione che io non condivido. Disconoscendo tutte le piste ciclabili centinaia e centinaia esatto di cittadini però italiani da generazione vanno in bicicletta. La Lega nel merito della questione aveva tanta ragione, quindi non sulla provocazione ma nel merito, che l'amministrazione di Prato sta tornando indietro rispetto a quell'idea e sta venendo sul piano nel merito dietro a quelle che erano le idee della Lega.
Kafaz, le ultime riflessioni, Non so più cosa dire, ripeto, insisto, no, nel senso che se arriva la bicicletta, poi se arriverà anche il cono gelato, non lo so, cose di questo genere. Io insisto, la cosa più importante è una normale concezione dell'integrazione. L'integrazione avviene dando a questi cittadini la possibilità di, piano piano ovviamente, poi io sono anche stufo di avere i razzisti da una parte assoluti e gli antirazzisti dall'altra parte. Esiste un modo democratico, lo dice il Papa, ha detto da me anche importanza, dice noi dobbiamo accogliere chi siamo in grado di trattare bene, la dico così, naturalmente questo calcoli, ma sempre positivamente, non negativamente, perché altrimenti questa gente, per di gente si tratta, farà quello che può fare, punto, esce, scappa dal ghetto, non ci torna, non lavora. Guardate, ve lo dico una cosa, l'ho sentito in televisione, in Piemonte senza gli immigrati non fanno più il vino, che è uno dei vini più buoni del mondo. Questa è una discussione che io porterei avanti moltissimo, ma incombe la Toscana a 5 stelle di Giacomo Gianarelli, non perdetevi l'intervista con anche Nicola Vasai, io vi ringrazio davvero, torneremo a parlare naturalmente di questi temi, linea alla regia e poi torniamo con Giacomo Gianarelli. La Toscana 5 Stelle, ne parliamo con Giacomo Gianarelli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e insieme a Nicola Vasai, direttore della nostra testata. Allora cominciamo subito col tema del dibattito che abbiamo appena lasciato, quello sui migranti e sulle limitazioni alle loro libertà. Abbiamo parlato di queste due circolari che la Prefettura di Firenze ha emesso, abbiamo parlato della possibilità non solo di rientrare nei centri di accoglienza dalle 20 alle 8 in maniera coercitiva, ma anche quella di controllare che cosa hanno i migranti con sé, addirittura anche le biciclette. Qual è il vostro punto di vista? Ma diciamo che abbiamo un problema in Toscana sulla gestione dell'immigrazione, ma in realtà non è il problema toscano. Noi come Movimento 5 Stelle stiamo cercando di portare la voce delle imprese, dei cittadini, dei problemi della sanità all'interno del Consiglio regionale per ricordare che il tema dell'immigrazione non è l'unico tema centrale per la nostra regione. E quindi insomma quando... non ne vuole parlare. No, posso semplicemente dire che, guardi, ieri è uscito un rapporto sull'infiltrazione della criminalità in Toscana che io non sottovaluterei affatto e non c'è un stretto collegamento con l'immigrazione. È vero che ci sono anche alcuni degli immigrati, spesso irregolari, che delinquono, ma abbiamo dei problemi ben più grandi, quali per esempio l'infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema delle ecomafie. È venuto fuori che la provincia di Prato è la prima provincia in Italia per riciclaggio. Ci sono dei dati inquietanti sulla diffusione delle droghe pesanti nella nostra regione e sui fenomeni della microcriminalità come quello dei furti, delle rapine nelle proprietà private. Ecco, su questi temi c'è la massima attenzione del Movimento 5 Stelle e non vogliamo cadere nella strumentalizzazione del cosiddetto tema dell'immigrazione, che è un problema che va gestito. Non funziona il modello dell'accoglienza diffusa, sebbene noi lo sposiamo come concetto, perché è bene che ogni comune... È giusto prendere dei provvedimenti che vanno nella direzione dell'ordine pubblico. Ora, io non so se effettivamente questa può essere una misura che aiuta la sicurezza delle nostre città. Non penso che sia una misura così tanto incisiva. La vedo più come una misura da spot elettorale che una misura concreta che possa migliorare la qualità non della può vita. Avere come risultato invece, come dire, una rappresaglia stessa anche insomma del migrante, insomma, se magari era come dire è stato lontano dalla criminalità, aiutarlo a delinquere in quel modo non lo so se può essere un elemento che può istigare a delinquere. C'è un problema nella gestione dell'immigrazione, questo sicuramente. I nostri comuni è bene che prendano in proporzione alla popolazione un tot di migranti, ma non è più accettabile vedere il bivaccamento dell'immigrazione nelle città. Bisogna formarli, insegnargli la lingua italiana, insegnargli una professione e garantire il diritto di rifugiati a chi ha acquisito questo diritto. Lo scorso fine settimana Luigi Di Maio era sul palco del Circo Massimo a Roma. È stato un fine settimana diciamo particolare, da una parte a Firenze l'Leopoldo di Matteo Renzi, dall'altra a Roma il Movimento 5 Stelle che porta al Circo Massimo tante persone, con una polemica, quella di Beppe Grillo, il padre fondatore del Movimento che attacca il Presidente della Repubblica, fa anche una battuta, non esiste il politically correct nel mio mondo, dice, contro l'autismo. Lei che ne pensa?
Ma cioè, guardi, io ero presente sia sabato che domenica, ho partecipato dal palco dedicato alle regioni con degli interventi sulla nostra regione Toscana. È stato un momento veramente bello perché si incontravano in mezzo alle persone, ministri, sottosegretari, parlamentari che erano in mezzo alla gente comune ad ascoltare i bisogni delle persone. Devo dire che con Beppe Grillo io ho un debole, sarà che seguo il movimento dalla sua fondazione, dal 2005 quando partimo con Meetup, e so anche l'importanza della divisione dei ruoli. Beppe è un comico e anche quello che indica la luna, poi sta a noi scegliere se guardare il dito o se guardare la luna. Però tante persone si sono sentite offese, diciamolo. Sì, insomma. Beppe si è scusato. Asperger, però... cioè la sindrome di Asperger, l'autismo, insomma. Certo. Ce ne sono tanti, non è più un comico e basta Grillo, non crede. È un comico e basta, però bisogna sempre come dire, garantirgli quella libertà di usare anche metafore a volte sconvenienti, il cosiddetto politically correct che lui può permettersi di fare, e io lo sostengo. Però farlo con le malattie... forse non è un grande stile, che dici? Guardi, io l'ho sentito, non ha... politica di scuola si usa però contro i potenti, non contro gli ultimi. Sempre, di solito l'ironia e la satira, e anche Beppe il movimento l'ha sempre usata in difesa degli ultimi e soprattutto per... con un sorriso di leggere il re, se vogliamo citare in qualche modo. L'ha usata anche contro tutto il mondo di internet. Sì, però prima ancora di farne parte, di esserne lanciato. Se volete la mia opinione, io l'ho letto come una provocazione, una metafora di un comico che mi ha fatto sorridere. Io nella mia famiglia ho persone disabili, non mi sono per me assolutamente offeso di questa dichiarazione, né sulla battuta sul Presidente della Repubblica, perché comunque diciamo mi sento come forza politica rappresentato da persone che hanno un profondo senso di rispetto delle istituzioni, a partire da Luigi Di Maio fino al Presidente Conte, e il rispetto si fa e si coltiva con le azioni e con i fatti che stanno portando avanti a livello nazionale. Quindi non toccare non tanto Mattarella, ma la figura del Capo dello Stato in quanto istituzione, rivederla, va rivista quella parte con una riforma o no? Ma non è una priorità del movimento, è una provocazione interessante che deve aprire una riflessione, ma noi ora come priorità abbiamo quella della manovra. Manovra, che è insomma una manovra di 53 miliardi di investimenti, che è una manovra che porterà benefici e migliorie per il nostro paese sicuramente. Ecco, quale sarà il ruolo delle regioni? Ecco, vista appunto il tema della manovra, Bruxelles ci boccia, le agenzie di rating ci bocciano. Vista da ente locale, perché poi lei siede nel Parlamento di un ente locale, in questi giorni i sindaci sono riuniti sulla Riviera Romagnola con l'ANCI, oggi il presidente dell'ANCI Toscana Biffoni ha detto chiaramente dateci fiducia, siamo qui non per rubare ma per fare il bene dei cittadini, lei che ne pensa? Assolutamente, i sindaci sono le istituzioni in prima linea, quindi dobbiamo sostenere gli enti locali. Penso anche al 1,5 miliardi di soldi destinati ai truffati delle banche. Per la nostra regione Toscana è veramente un altro elemento storico. Un governo che agisce finalmente in difesa degli ultimi, dei risparmiatori, dei truffati delle banche, e sapete con la vicenda di Banca Etruria quanto ha toccato anche la nostra regione Toscana, la vicenda Monte dei Paschi, e questo governo non ha chiacchiere ma nei fatti ha destinato 1,5 miliardi di euro, più di 20 volte rispetto a quanto destinato dal governo Gentiloni. Queste sono misure che devono dare il senso di quello che si sta facendo, sono fatti concreti. Ecco, non stride un po' con il fatto che non abbiate fatto grandi commenti sulla restituzione di 49 milioni che la Lega avrebbe negli anni acquisito indebitamente, sempre soldi dei cittadini? Ecco, rispetto a Banca Etruria, comunque insomma, si parla di cifre diverse. Corretto, io ricordo però una cosa, il Movimento 5 Stelle ha rifiutato più di 40 milioni di euro di rimborsi pubblici, non abbiamo mai preso un euro di rimborsi elettorali. Però è il vostro alleato, io sto chiedendo del vostro alleato, lo però so che... io non vorrei guardare la trave negli altri, cercare di guardare la pagliuzza nel nostro occhio. Ma siccome in vista quella... una vostra alleanza, poi ne parleremo... È un contratto di governo, chiaramente, come dire, è quel fatto lì per il Movimento 5 Stelle è impossibile che si possa verificare. Uno, perché non prendiamo soldi, e anzi, possibilmente li restituiamo. E poi nei fatti stiamo cercando di dare veramente una svolta storica, anche privilegi della politica. Concedetemi un accenno al fatto che ogni anno recuperemo, anzi ogni legislatura recuperiamo con il taglio dei vitalizi alla Camera e al Senato 280 milioni di euro,
era un qualcosa di mai visto, cioè stiamo veramente andando... Però che non sono niente in confronto a quello che sta perdendo l'Italia con uno spread arrivato a dei livelli mostruosi, cioè bisogna anche fare i conti con quello, no? Perché... Certamente, per serietà si deve fare i conti con quello, si deve andare a un confronto con l'Europa, dove abbiamo detto il rapporto deficit-PIL il primo anno sarà il 2,4%, ma nei prossimi anni calerà fino ad arrivare a 1,8%, è all'interno della manovra fiscale, una manovra, ripeto, che introduce anche un reddito di cittadinanza, sono circa 10 miliardi di euro e qua entra il gioco anche il ruolo delle regioni perché verranno riformati i centri per l'impiego con circa 1 miliardo di euro. Ma ci si fa, dobbiamo farci. Insomma, per, da dove sono attualmente i centri per l'impiego? Basta entrarci per rendersene conto, insomma, sembra l'ufficio di collocamento di tantissimi anni fa, lì sono rimasti. A quello che serve per il reddito di cittadinanza e per far funzionare quella macchina c'è il mare nel mezzo. Sì. Ci si fa in pochi mesi così? Come si fa? Ci si fa in qualche mese e si fa con la riforma dei centri per l'impiego sul modello tedesco, prendendo per buono quello che la Toscana già fa, perché comunque abbiamo delle eccellenze nella nostra regione che effettivamente vanno migliorate e va messo a rete, a sistema, con la digitalizzazione dei centri per l'impiego e soprattutto ricordando ai nostri toscani, ai nostri concittadini, che questa non è una misura per i fannulloni, non si danno soldi per stare seduti sul divano, ma si danno soldi per fare dei corsi di formazione, se si rifiutano tre offerte di lavoro si perde il sussidio, ci sono delle penali, anche dei reati gravi previsti per chi fa delle dichiarazioni mendaci, si devono dedicare 8 ore a settimana per il proprio comune, insomma è una misura... Ma bastano quei soldi per tutti? Abbiamo stimato, perché ovviamente la soglia è 780 euro, facciamo un esempio, se lei ha un reddito di 500 euro prenderà un'integrazione di 280 euro, quindi se lei ha un reddito zero prenderà 780 euro. Quindi meglio non lavorare. No, è meglio avere un reddito di cittadinanza che sostiene per dignità, perché è un decreto che ridà dignità a chi ha perso il lavoro, a chi è iscritto ai centri per l'impiego, chi lo sta cercando, quindi chi si dà da fare per essere di nuovo utile alla società ma non trova occupazione, e questo permette di anche una piccola misura economica, perché sono soldi comunque che ritornano nella comunità. Oltre a questo, ora non vorrei solo parlare della manovra fiscale. No, anche perché fiscale, ci premono i temi toscani. Ci sono il tetto massimo delle pensioni d'oro, c'è l'abrogazione della Fornero col tetto 100, se hai lavorato per 38 anni con 38 anni di contributi a 62 anni di anzianità. Qualcuno dice che questa è una manovra che leggera per oggi ma pesante per il domani, per i nostri figli e per le generazioni future. Guarda, io sono nato nel 1978 e ho un bimbo di un anno e a mio figlio dico di andare orgoglioso di quello che stiamo facendo, perché lo stiamo facendo per ridare una manovra che ridà già lo capisci, è un anno? Giustizia sociale. Glielo faremo vedere questo video tra qualche anno quando capirà, ora ecco. Gli fa qualche sorriso. Lo dice senza andare in Sud America o in Centro America. No, rimango in Toscana per ora. Allora, rimaniamo in Toscana. Il ministro Toninelli, parlando di infrastrutture, di aeroporti, ha dato una frenata importante a quello che sembrava qualcosa di tangibile. Dopo 30 anni, forse lei ci diceva dare il 78, viene da Massa, ma insomma da Massa Carrara, sì, dalla provincia di Massa Carrara, non sbagliamo mai, in Toscana il campanile. Forse non ne ha sentito parlare come invece a Firenze di questa infrastruttura, ma insomma se ne parla da quando noi, io un anno meno di lei, avevamo i pantaloni corti. Si rimette tutto in discussione, si riferma tutto un'altra volta? Ma ci sono due aspetti, il primo è l'indirizzo politico e il ministro sta facendo di tutto per portare a casa quello che abbiamo espresso politicamente con la candidatura al governo della regione del 2015, col programma elettorale regionale, quello che ci chiedono i nostri territori, cioè messa in sicurezza dell'aeroporto di Firenze, potenziamento dell'aeroporto di Pisa e collegamento veloce ferroviario tra i due aeroporti. Pensate, qualche anno fa c'era la possibilità di fare il check-in direttamente da Firenze. Questo significa riequilibrare la presenza anche turistica nella nostra regione. Messa in sicurezza cosa significa? La pista parallela all'autostrada di 2400 metri la si fa o no?
Ma attualmente, se fosse portato a casa il decreto del 2003, che è già un decreto che ha delle prescrizioni, bisogna fare sotto attraversamento autostradale, una piccola pista di rullaggio perpendicolare all'autostrada, si potrebbe, avrebbero potuto fare una messa in sicurezza dell'aeroporto in poco tempo. Invece anche il proponente, anche la politica, ha scelto la via più difficile, che è quella di un ampliamento molto importante di 2.400 metri con pesanti prescrizioni, più di 140 prescrizioni. Dall'altro lato abbiamo un procedimento amministrativo che è andato molto avanti, con due pareri dei ministeri, e un proponente che dichiara di avere ottemperato a quasi tutte le prescrizioni. Ora noi stiamo verificando se è tutto conforme alle norme, ma soprattutto al ministro gli devono fare ancora avere lo studio sui costi-benefici. Successivamente l'analisi dei costi-benefici verrà presa la decisione finale. Abbiamo parlato dell'aeroporto. A maggio si vota a Firenze, è un referendum sì no aeroporto, e il Movimento 5 Stelle cosa fa? La Lega vi sta facendo suonare sirene di contratti simil romani. Vogliamo un nome, vogliamo un nome, una rosa di nomi. Cosa? Una rosa di nomi. Contratto di per l'amministrativo o no? Noi abbiamo dichiarato che non faremo accordi elettorali con altre forze politiche, né con la Lega né con altre forze politiche, sebbene ci sia un ottimo rapporto con tutti, si dialoga sui temi, però elettoralmente ognuno fa la propria strada. Forse il referendum sarà su Nardella, non tanto sul tema dell'aeroportuale, che sarà uno dei temi della campagna elettorale, ma ai fiorentini insomma non interessa solo quel tema lì, probabilmente veramente sarà un referendum sul Partito Democratico e su Nardella, e se effettivamente Nardella si dimostrerà di aver governato bene. Ma ci sarà un 5 Stelle o un leghista in cima alla lista? Ma noi quando ci presentiamo perché ci crediamo e concorriamo per vincere. Io sto cercando di avere una notizia, un'anticipazione. Il gruppo locale sta facendo di tutto per trovare i migliori nomi. Devo dire che si stanno avvicinando persone insospettabili con dei curriculum veramente interessanti, persone stimate del territorio che potrebbero essere il candidato o la candidata a sindaco, ma non vi faccio anticipazione. Si vota a Firenze, si vota anche a Prato e a Livorno. A Livorno, dove il Movimento 5 Stelle governa da 5 anni con Filippo Nogarin, è andato tutto come voleva il movimento a Livorno? Insomma, sono stati 5 anni complicati. Molto difficili, purtroppo ci siamo accorti in prima persona che non è così facile governare i comuni, non sarà facile governare la regione, e stiamo avendo difficoltà anche a livello nazionale. È un qualcosa che va messo in conto, soprattutto quando ereditiamo città lasciate così allo sbando, con un disastro nella gestione anche delle partecipate, pensate a AMPS, con problemi finanziari. Quindi non è stato facile, non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo fare, ed è per questo che abbiamo bisogno di altri 5 anni per portare a termine il nostro progetto politico. Alcuni risultati si stanno vedendo ora a distanza di anni, per esempio l'estensione della raccolta porta a porta, miglioramento del decoro urbano, una riqualificazione di diverse aree della città, ma evidentemente la città di Livorno io penso che abbia ancora bisogno del Movimento 5 Stelle per un po' di anni. E all'orizzonte la Lega è già partita da tempo per le regionali del 2020, insomma Toscana 2020 è uno slogan che l'ex coordinatore regionale, ex segretario Manuel Vescovi aveva portato avanti da tempo. Ora guida la Lega Susanna Ceccardi, lei si è già candidata, è già stata candidata per le regionali. Il Movimento 5 Stelle che fa anche in questo caso? Lei chi la cerca? Lei la cerca. Il Movimento 5 Stelle concorrerà per governare la regione, io penso che è una partita aperta, ma ci credo veramente. Ma sempre da solo? Sempre da soli, senza fare alleanze, questa volta ce la giochiamo veramente, e devo dire anche un qualcosa di più, questa volta siamo pronti a governare la regione, abbiamo acquisito tante competenze e una conoscenza profonda del territorio e dei bisogni della regione toscana, e anche creato una rete di contatti importante, quindi secondo me arriveremo al 2020 con un'ottima offerta politica e davvero sarà una partita a tre. Quindi insomma un gioco a tre, Patrizia, questo ci porta a parlare di quello che vediamo tra poco? Sì, restate assolutamente con noi perché c'è un'inchiesta, insomma non se ne vedono di inchiesta del genere, racconteremo un fenomeno, quello che è il car parking sex, naturalmente lo faremo con Matteo Calì, grazie per essere stati con noi. Ecco il collegamento. A tra poco. Grazie.
Di nuovo in diretta alla Pancia per parlare dell'inchiesta di cui vi avevo accennato all'inizio della puntata. Parliamo di sesso questa sera e di fenomeni come il voyeurismo, come lo scambismo, che sono molti, molto diffusi nelle periferie della nostra città. Matteo Calì ha realizzato... Abbiamo realizzato questa, io ti ho dato una mano, ma insomma una piccola mano, per fotografare anche in questo caso una realtà che è molto diffusa nelle periferie delle città. E noi siamo andati allo Smannoro, siamo andati vicino al parcheggio di un noto centro commerciale, insomma l'IKEA, diciamolo. Che però era poco trafficato, diciamo la verità. Esatto. Rispetto alla motorizzazione di Firenze. Che cosa abbiamo trovato? Ora vi facciamo vedere naturalmente... Poco sesso, diciamolo subito, che insomma, secondo noi lì se ne fa poco. Però è una situazione molto particolare, cioè la fotografia di un piccolo spaccato di come la gente trascorre le serate. Ti fermo, vediamo il primo pezzo dell'inchiesta. Nel mondo nascosto della notte c'è anche spazio per il car sex, una delle pratiche più assurde ma più diffuse nel mondo della perversione sessuale. Il car sex è un gioco fatto di segnali, abbaglianti, quattro frecce accese, decorazioni un po' strane negli specchietti delle auto. E le macchine diventano delle vere e proprie alcove per incontri veloci, sporchi e occasionali. Sul web ci sono delle vere e proprie mappe online e i frequentatori si dividono in categorie più che ricercate. Esibizionisti, guardoni, bisex, trans, coppie, singoli... Così siamo andati a vedere che cosa succede tra le strade di Firenze. Allora, questo è un venerdì sera, sono le 1.23, siamo allo Smannoro e abbiamo fatto un giro davanti alla motorizzazione di Firenze. Praticamente la notte diventa un ritrovo per persone che vogliono trascorrere qualche momento di piacere in maniera un po' strana, vi dobbiamo dire la verità, e vi faremo vedere questo appunto. È veramente molto frequentato, passano decine e decine di auto, qua si può trovare veramente persone di tutti i tipi. Dai trentenni giovanissimi che vengono a passare così un venerdì sera un po' strano, a chi invece viene solo per prendere una boccata d'aria, o almeno ci racconta questo, e invece con l'età è un po' più in avanti. Sembra essere frequentato assiduamente tutti i giorni, perché queste sono le segnalazioni che ci sono arrivate, che ci hanno portato a fare questo servizio, e quindi vi facciamo vedere come alla motorizzazione civile di Firenze, anziché rinnovare la patente, la notte fa un rinnovamento dei sensi generali. Bah, andiamo a vedere, va. E quello che succede ogni notte nel parcheggio della motorizzazione di Firenze è proprio un mondo a parte. Appena giriamo per andare verso la motorizzazione, le luci calano improvvisamente e si vedono soltanto i fari delle auto. Allora, vedi quante ce ne sono? Poi. Quella è una donna. Oh, questo è un uomo vestito. Il parcheggio è molto grande, il viavai di macchine è continuo, tutti sono alla ricerca di un incontro veloce. Il car sex è fatto di giochi di luci, abbaglianti e quattro frecce accese per lanciare messaggi inequivocabili. Fin da subito varie macchine ci seguono e appena accostiamo un attimo c'è una vera e propria sfilata. Siamo quasi accerchiati, ma la situazione non sembra pericolosa. Più che altro, queste persone sembrano avide di sesso fatto in questa maniera. Così facciamo un altro giro per vedere cosa succede. Ecco, questo è l'inizio di un viaggio che abbiamo fatto per fotografare appunto quante persone ci sono. È stato inquietante all'inizio? Sì, un po' surreale, diciamolo. Sì. Insomma, quello è un mondo proprio molto molto particolare, perché insomma si può trovare chiunque. E sì, un po' inquietante, perché si gira la curva del viale della motorizzazione e dall'illuminazione incredibile della strada si passa al buio e ai fari delle macchine, che è un vortice. Nessuno è parcheggiata perché è parcheggiata, è anche quello un segnale, è sì, un, certo. Un linguaggio vero e proprio. Linguaggio, esattamente, diciamo la maniera più esplicita per comunicare che si è in attesa o che si ha voglia di concludere, sono le quattro frecce. Poi chiaramente c'è il corteggiamento, come vedremo, col trenino, in cui le macchine ti seguono proprio realmente, come se tu fossi una lepre,
e poi c'è, diciamo, queste persone che aspettano in auto con i telefonini in mano a controllare, magari chat, insomma, le situazioni più classiche di attesa, soltanto tutto in auto, tutto in macchina. Poi c'è anche chi scende e non ha vergogna assoluta, perché lì più o meno, come vedremo, quasi si conoscono anche i frequentatori, però ecco, il numero di auto che abbiamo trovato, insomma, fa capire che quella è una realtà che tutte le sere insomma, frullano veramente tante persone, ecco. Sì, infatti andiamo a vedere la seconda, un altro pezzo di questa inchiesta. Molte persone si sono avvicinate alla nostra auto. Nessuno è sembrato violento, ma tutti erano molto insistenti e ci hanno raccontato come funziona il CarSex a Firenze. Qua ora c'è il clou, guarda che qua la persona c'è qui. Vabbè, Patrizia, abbiamo una, due, tre, quattro, cinque. Abbiamo in questo momento 5 macchine che ci vengono dietro a mo' di serpentone. Ciao! Ciao! Senti ragazzi, vi ho fatto la coda? Beh, un po' troppi, no? Cioè, noi la prima sera si viene, siamo cioè, per capire, avevamo letto su dei siti che c'era un giro di questo tipo. Avete fatti tipo la tranvia, ora c'è. Ma che succede qua? Che succede? Le volete fare succedere? Non ci sono donne, ho visto, c'è coppie. Ecco, ma coppie non ce ne sono. Ce n'era una lì, però non so se è a pago, eh. Come a pago? Ah, si paga anche? Cioè per vederli? Eh? Cioè, scusa, noi siamo una coppia, e loro cosa vogliono? No, lì sono per i singoli, visto. Vabbè. Ok. Vabbè, questo capannello un po'... Mi danno euro. No, nel senso... No, te che dici? Un pochino. Vabbè. Va bene, noi andiamo laggiù, dai. Vai, ormai, si fa il giro. In 40. Ciao. Passano pochi metri e ci affianca nuovamente. Ti giocare, comunque, io conosco le porte certo di... Vabbè, noi siamo qua a giro, tanto. Se vuoi io sono all'idea. Ok, grazie. Ci fermiamo in un angolo un po' più appartato. Dopo poco qualcuno si avvicina. Ma vi conoscete anche tra di voi? Sì, qualcuno. Ora io sono fermato per caso. Ma te vieni qui spesso? Ma diciamo sì, abbastanza sì. Però io sono da me medesimo, perché diciamo, sono un po'. Ah, nessuno delle due, né sposato né fidanzato. Sposato né fidanzato, infine. Secondo di poi io sono un po', diciamo, un po' un lupo solitario, Ti piace? Tu sei stato da solo? Sì, più che altro vengo qui anche alle volte a rilassarmi, perché io sono tutti i giorni lì, sono in ufficio, vai. Che loro che fai? Sono a fare, diciamo, in un ufficio contabile. Sei qui in zona? Abiti qui in zona, diciamo? No, non questa la sicurezza. Ma qui si beccano donne? È difficile, perché diciamo un pochino. Cioè tra un pochino si trovano? Forse. Senti, donne sole ci vengono mai? Donne sole? Le volte c'è una ragazza che viene. E te ti piace guardare? Ma diciamo. Cioè dimmi dai. Ti piace? Questa, diciamo. Io guardo, ma se poi può anche vabbè, però anche se guardo vabbè. Non è facile naturalmente capire bene i dialoghi, un po' perché abbiamo voluto proteggere la privacy di queste persone, però si capisce che sono persone alla fine normali, Matteo. No, sono assolutamente persone normali, anzi, insomma, voglio dire, proprio le persone più normali che si possono incontrare. E poi è anche curioso un po'... parlarci, perché si contraddicono dopo poco, si vede che sono degli abitué del posto, e anche se ti vogliono far credere che è un po' la prima volta, è un po' però quello che succede un po' in tutte le occasioni, in tutte le situazioni imbarazzanti, quando vieni
così, è sempre la prima volta, lo fai per anche provare. Noi ci siamo spacciati come coppia che per la prima volta si affacciava in questo mondo. E anche se era vero, ecco, abbiamo trovato un pubblico veramente, cioè c'è stato un momento in cui appunto si sente nel servizio, parliamo di un affollamento, un accerchiamento, un vero e proprio capannello. Eravamo in un angolo, nel piazzale sul retro, la motorizzazione, eravamo fermi in un'auto e lì era... Eravamo realmente circondati da 10 auto e appena ci siamo fermati sono tutti scesi più o meno dalle macchine, ci sono venuti incontro e lì la situazione è inquietante perché nessuno è violento, attenzione, apparentemente nessuno sembra violento, io almeno ho avuto la percezione di questo tipo di sensazione, ma certo è che si vede che c'è un disagio poi di fondo perché qui ci sono persone che sono assetate, cioè proprio veramente si trasuda veramente questa necessità di sporcarsi con queste pratiche e probabilmente a loro danno godimento, ma a prescindere da questo, che sono un po' particolari, questo va detto, ecco. Diciamo che cosa si fa anche nei parchi, noi non abbiamo assistito a quello che succede anche perché tutti erano... L'attenzione di tutti era rivolta verso di noi, perché? Sì. Perché c'era una donna ed è evidente che non è frequente il fatto che ci siano delle donne. E ce l'hanno anche spiegato mentre parlavamo con dei ragazzi, proprio questa incredibile affluenza di uomini che forse anche per una sorta di velocità nel... Allora hanno bisogno di trovare la disponibilità. Esattamente, quindi a prescindere che sia uomo o donna, se in quel momento c'è la possibilità di soddisfare il proprio piacere, loro ci si buttano dentro qualsiasi auto che passa e è questo l'obiettivo. Questo è l'obiettivo. E poi tra l'altro molte persone giovani, perché uno ha l'idea del guardone dell'anziano o piuttosto che la persona disagiata. No, qui anche trentenni, ecco. E i soldi pare che non siano importanti, non c'è lo scambio con denaro, cioè c'è lo scambio sessuale vero e proprio, anche se qualcuno ci ha detto che... E qualcuno... chiede il regalino, il cosiddetto regalino, che poi sono anche veramente pochi euro, poche decine di euro, 20 euro se non sbaglio, poi chiaramente ognuno ha la sua tariffa, ma per o cedere la compagna, quindi in cui siamo un po' al limite della prostituzione, oppure per far assistere all'amplesso. Certo, ci sono situazioni in cui invece ci sono coppie che, come nel nostro caso magari, vanno lì per cercare il singolo. Attenzione all'uso della parola, che non è casuale, non è single, ma nel parlare, in questo gergo appunto è singolo. E sembra che sia anche una figura abbastanza ambita dalle coppie. Poi lì si trova un po' di tutto, perché abbiamo trovato anche un trans con cui abbiamo parlato, che ci ha raccontato un po' che il mondo del car sex va un po' parallelamente a quello dei club. Certo. Qualcuno ci ha anche detto tornate più tardi, insomma verso le 2:30, così quando le coppie escono dai vicini locali notturni, che sono appunto dedicati a loro, agli scambisti, allora arrivano in questi parcheggi e diciamo il bello inizia a quell'ora lì. Sì, esatto, praticamente è una sorta di binario parallelo a quello che accade nel locale, che nonostante questo dovrebbe essere molto più pulito, molto più... diciamo così, anche da un punto di vista di scelta, della qualità, magari anche un pochino più ricercato, però la strada ha sempre il suo fascino, a quanto pare, perché qui alla motorizzazione erano veramente in tanti, insomma. Sì, erano in tanti e c'è stato anche un momento dove noi stessi non sapevamo un po' come reagire all'arrivo di tutte queste persone alla macchina. Abbiamo, devo dire, improvvisato e... ci sono cascati. Vediamo il terzo pezzo di questa inchiesta. Poi cambiamo posto per vedere se incontriamo qualcun altro. E te sei sola però? Io sono sola. Vieni tutte le sere qui? No, non mi sa. Ah, pagamento? No, per piacere, se non mi piace. Trovi roba? Qualche volta sì, un bel ragazzo, giovane, a posto, con fisichino. Penso no.
te lo scegli, insomma. Io me lo scelgo. Sei di qui? Sì. Sei sposata, fidanzata? Ma io sono trans, se fossi sposata non sarei con mio marito. Solo il venerdì sera o anche altri giorni? No, anche altri giorni, però il movimento c'è il venerdì sera. Quindi sono uomini però? O coppie. O coppie anche, ah ok. Vado anche al bigame, non so se sei. Che si fa lì? Che si fa lì? Ce l'hanno detto. Al bigame ci sono coppie, ci sono singoli, si fa tante cose. Sì. Conviene andare lì, dici? Ma sì, se... poi sai, anche lì a volte dipende se siete di bocca buona o se non lo siete. Io sono di bocca parecchio buona, quindi anche lì vado e poi saluto e me ne vado. Facciamo un ultimo giro e appena ci fermiamo arrivano alcuni ragazzi. Loro ci spiegano davvero come funziona il car sex a Firenze. Ciao! Ciao! Che parli di bello? Sono una coppia, sono qui, è la prima volta, si cercava di capire. Sì. Ma qui c'è 50.000 uomini. Ma infatti, ma come mai sui siti di scambisti invece. Sui siti di scambisti ci sono. Questo è un posto segnato. Sì, è segnato perché ci viene di qualche coppia che vengano. E non abbiamo vista una, tipo, ma nient'altro. Ci l'avevo per curto. Sì. A 65 anni. Cioè, coppie qui ci vengano, ma verso l'una, una e mezzo, quando escano dal treno. Ah. Allora ci vengono. Ah. E qui più che altro le coppie che vengano fanno solo singoli. Cioè, pagano? No, no, non pagano. Cioè, la coppia... c'è... ma scusa, No, figurati. La moglie, cioè, apre lo sportello, da parte di là, scende, se c'è, se ho 7 singoli, se lo sceglie e si diverte con... o se no, se ne piglia uno o due e quell'altro dice via, voi andate via, voglio loro due e basta. C'è proprio la scelta, la coppia quando arriva è regina... Tutti sanno che devono sottostare molto spesso alla scelta della coppia e della donna. Beh, certo, è chiaro, qualcuno deve dominare. No, riguardandolo, insomma, noi siamo a Firenze, insomma, come sentendo l'accento avrete capito anche voi a casa che, insomma, si parla di ragazzi che vengono da fuori provincia, proprio da un'altra provincia, e vengono a passare la serata lì. Ecco, pensandoci un attimo, ti viene un po' in mente, ma che persone vanno lì? Questa è un po' la domanda che io mi pongo sempre, ma perché devo fare 50, 100 chilometri? Anche perché le stesse persone ci hanno indicato dei locali specifici dove andare, ma forse si rivolgeva a chi voleva fare scambismo. Questi singoli vorrebbero partecipare al sesso, ma anche, come hanno detto, cercano uomini. Assolutamente. Loro pur essendo eterosessuali. Assolutamente. Cioè, il concetto è quello di fare del sesso e trovare la disponibilità il più velocemente possibile in quel contesto, in quella situazione. Per cui, che siano uomini o che siano donne, l'importante è concludere in auto. E comunque anche la chiacchierata, secondo me, è stata per loro un piacere, un momento di grande piacere, di trasgressione, può darsi. Ecco, forse è stato forse il momento più trasgressivo della loro serata, perché mi sembrava che buttasse male, onestamente. Però ecco, al di là di questo, ecco, veramente uno spaccato un po' assurdo. Un consiglio, chiudiamo magari, non so, il parcheggio della motorizzazione, lo dico per la motorizzazione, dico che non è proprio il massimo. Che però dove... si sposterebbero comunque da un'altra parte, Matteo. Sì, sì. Come sappiamo, il vento con le mani non si ferma. No, ma io figurati, infatti vanno in un centro commerciale a due passi. Esatto. Però ecco, deve essere la zona prevalentemente scelta da chi fa questa attività, che è quella del car sex, che dove si trovano anche nelle piazzole, nell'area di sosta delle autostrade, piuttosto che in altre aree, diciamo, di servizio. Insomma, c'è una mappa online. Se capitate lì e vedete questo movimento strano di persone che sfanalano, che sembrano parcheggiate ma poi partono, bene, avete capito. Non rinnovano patente. Non rinnovano la patente, non stanno aspettando. Vediamo l'ultima parte dell'inchiesta. Noi dove si dovrebbe andare? Come vuoi, come tu.
Cercate di coppe. Nel club e basta. Di guardare il club. Quanto comprare? Coppia? Coppa 15 euro. Allora, 20 euro? La prima volta 60 euro. Ah, in via Michelacci? Sì. Quello di Milacci dice? Ah, ok. La prima volta 60, 30 e 30 perché deve fare la tessera. E poi se ci vai il giovedì è gratis, la domenica è gratis. Il venerdì 15, il sabato 20. Infatti 15. Però io ti posso dare un consiglio. Ah. Spostati un pochino e vieni, non so se sei pratico. Livorno. No, Livorno, Stagno. Sai dove è Stagno? Sì, Livorno, provincia... Stagno. Sì. Tra Pisa e Livorno? Sì, meno male quando viene una coppia qui, i fidanzati sanno come si comporta, loro la vengono qui dietro. Visto che ho fatto il trenino, che qui la gente è pazza. Tipo? Tipo? Tipo, si affiancano, si fermano, dicevo, ma non si fa nulla, è proprio sbastati proprio al massimo. Ma controlli non ci sono mai? Sì, ci vengono carabinieri ogni tanto, eh. Ah sì, eh? Ho fatto due volte ieri sera. Sì. Davvero? Ieri sera mi hanno fermato una volta, mi hanno fermato qui, era diverso. Sì. C'erano esatto 30 persone, noi siamo arrivati dopo. Sì, ma ora c'è. Sì, no, ma aspetta, ma questa con la smart, apri lo sportello della smartina, tiro fuori le puppe. Allora c'era 40 macchine, sì, 20 di cui guardavano. No, sì, vabbè, 20 erano a guardare, ma erano tutti quelli che vengono qui a cercare uomini, erano tutti lì a guardare, perché avevamo le puppe e poi c'era pure. Però cazzo di quella. Ma sì, guardano il cazzo di ragazzi che vanno lì a guardare. E voi cercate? Coppie, coppie, donne, donne. Però io ti posso dire. Però qui ce ne sono un po'. Non tanto. Io ce l'ho beccata una. Sì, una si è beccata una. Però ti posso dire, c'è anche andare con una che ha ciucciato, ma te lo scordi proprio. E ci si sono avvicinati fra conto in 10 e ci hanno detto siamo una coppia, pago qua. Perché... Ma che vuol dire a pago? No, andata via. Ma che vuol dire? Vogliono regalire. Vogliono 20 euro. Vogliono 20 euro. 20 euro ce la fa trombare la scuola. Però fa schifo, cioè. Se devi andare a puttana me la scelgo, poi a puttana a me. No, vabbè, non è quello. Ma qui c'è un. Non è diverso. Insomma, come questa, tipo questa di. È una trasgressione che deve calmare sia la donna che all'uomo. Va bene. Se lui ti porta qui e ti chiedi i soldi, cioè è condiviso il piacere di giocare, insomma, deve essere condiviso. Poi alla fine non è neanche, che deve calmare sia lui che a te, non è neanche le 20 euro, no? Perché benzina. Da dove vengono questi? Ma non lo so, però di qui vicino perché sono fisso. Comunque qui tutta gente di zona. Sì, a parte noi che siamo fuori zona. Lo so. Anche noi siamo fuori zona. 50 km. Ah, ok. Ah, vabbè. No, non un po' meno. Non un po' meno di 50 km. Sì, lo so. Diciamo abbastanza. Fare provincia, diciamo. Fare provincia perché almeno non si... Ma oh, perché li piace di più carabinieri invece? No. Ma carabinieri passano di qui, passano da Piazza del Montarmo, passano da Lichea. Se le vogliono si fermano, ti chiedono documenti. Quindi i controlli ci sono, ma che cosa rischiano queste persone? Nulla. A meno che non facciano cose, atti osceni. Il luogo pubblico poi non rischiano, direi, niente, a meno che non appunto li colgono in flagranza di reato perché quello si fa pagare il famoso regalino, non rischiano nulla, niente, anche perché insomma se dobbiamo impiegare le forze dell'ordine a star dietro a loro, ai guardoni, certo è che un profilo ipotetico di borderline frequenta sicuramente queste situazioni, questo lo dobbiamo senza dubbio rilevare, ecco. Matteo, grazie, come sempre grazie ci dai queste fotografie della società che noi che ci aiutano anche a capirla, senza giudizi e senza naturalmente dire che
è giusto o sbagliato. Noi abbiamo detto la nostra impressione, cioè che è inquietante un po' che esista questo mondo, però non abbiamo mai avuto paura e nessuno ha minacciato la nostra sicurezza. Io ti ringrazio, ci rivediamo mercoledì e volevo ricordarvi, a proposito dell'argomento con cui abbiamo iniziato la puntata, si parlava di migranti, che a Scandicci il 27 ci sarà una manifestazione proprio per dire no agli episodi di razzismo e si chiamerà il colore del rispetto. Grazie a tutti, buonanotte, a mercoledì prossimo.